Amici, buongiorno. Con questo video vorrei inaugurare una piccola serie, quando capita, di sketch, di informazioni, di notiziole, senza alcuna pretesa, senza alcuna velleità di nessun ordine. Gli ho dato un nome, la cazzata del giorno. Poi ci sarà ovviamente la cazzata del mese e la notizia di oggi forse si guadagnerà sicuramente, anzi non forse, senz'altro, quello che sarà il titolo della cazzata del mese. A cosa dà diritto questa vittoria? Non c'è il tapiro, io non ho le possibilità di tapirare nessuno. Io però voglio fare un omaggio virtuale a chi vince. A colui che vince vorrei regalare un piccolo vaso, un vasino di ceramica, di ferro, quello che capiterà, quello che una volta era il pitale, perché in questo modo si alleni per un'eventuale successiva mossa sbagliata a farla dentro, a non buttarla fuori dal vaso, come ha fatto in questo caso in un incontro-scontro di ieri sera tra i due pretendenti ad essere sindaco di Milano. Cosa ha fatto? L'attuale sindaco, quello che io chiamo Perbenina, di buona famiglia, eccetera, in chiusura di trasmissione, nel momento in cui non c'era alcuna possibilità di replica da parte dell'antagonista, ha tirato fuori semplicemente una bugia diffamante, dissacratoria, vergognosa, ma semplicemente una bugia. E di conseguenza tutti i giornali poi stamani sono pieni, sono ben forniti e riforniti di questa gaffe, di questa perdita di stile, caduta di stile. Ma questa è una voragine di stile, questo è uno tsunami, cara la mia Perbenina. Queste notizie riprese da tutti i giornali, che chiaramente hanno smentito la dichiarazione della Perbenina, è stato ripreso anche da un giornale il cui responsabile brachicefalo, come io sostengo, ha un concetto di vita piuttosto particolare, ha una sua personalità direi piuttosto discutibile, ed è quella di: comunque sia, te parla male di qualcuno, diffama, 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 poi si smetterà, ma qualcosa comunque rimarrà sempre. È un bel concetto, vero, caro il mio direttorucolo brachicefalo?